Ciao a tutti amici miei, questo è un bellissimo video per comunicarvi che aprirò una nuova pizzeria qua sul lago di Iseo. Qui siamo precisamente a Lovere, ragazzi, quindi la sponda bergamasca del lago di Iseo, che si suddivide in parte bergamasca e parte bresciana. Noi siamo esattamente a 25-20 minuti da casa mia, da Castiglione della Presolana, nelle mie amatissime montagne. Il progetto Livin è un progetto smart, è un progetto molto leggero, un progetto molto mordi e fuggi, che a me piace tantissimo. Quindi il progetto di Lievin qui sarà a tutti gli effetti un progetto di pizza al taglio alla romana, vendita di pane con pasta madre, signor Tognazzi assolutamente al primo posto, perché comunque non può mancare signor Tognazzi nelle nostre tavole, soprattutto nel nostro menù. E in più ci saranno tutti i dolci da ricorrenza stagionali, quindi a partire dal panettone, a partire dalla colomba, a partire dal panettone estivo, eccetera eccetera eccetera. Lievin qua non ha, o meglio non avrà nessun tipo di posto a sedere interno, perché lo faremo, questo living qua sarà a tutti gli effetti un chiosco, un chioschetto dove dentro ci sarà solamente spazio per il laboratorio, quindi per noi, e ci sarà tutto il servizio all'esterno. Il bello di qua comunque ci sono tantissime panchine al di fuori e si può mangiare tutto al di fuori appunto del negozio, visto che ci sono tantissime panchine. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ecco qua, siamo praticamente nella parte bergamasca. Invece di là, tutta quella zona là, e anche dietro quel promontorio lì, c'è tutta la parte bresciana, quindi tutta la parte proprio di Iseo, appunto, da cui deriva il nome del lago. Questa è tutta la passerella del lago, ragazzi. Quindi parte di passerella, Lovere di una bellezza. A me piace tantissimo veramente questo posto qua. Questa invece, ragazzi, è la parte appunto dove partono tutti i battelli che vi portano sia dall'altra parte del lago e vi portano anche a Montisola. Montisola è l'isola più importante che abbiamo nel nostro lago di Iseo, meta turistica pazzesca, e se non ci siete mai stati ve lo consiglio veramente tanto, perché è veramente carinissima. Ecco qua, questo sarà Lievin a tutti gli effetti, quindi tutto chioschetto a vetrata più altre due vetrate dal lato strada, e sarà esattamente tutto a vista. Adesso stiamo finendo appunto i lavori, però ci siamo veramente quasi, mancano solamente alcune attrezzature. Eccoci qua, questo è il dentro, guardate che roba, ragazzi. Lavorare qui dentro sarà veramente uno spettacolo, sia per chi sarà fuori, ma soprattutto anche per noi che ci lavoreremo dentro. Veramente sarà veramente spettacolare. Ho voluto fare l'interno tutto viola opaco, perché comunque il viola scuro, in generale il viola è uno dei miei colori preferiti, e oltre ad essere il logo e il colore cardine di Lievin, non potevo non omaggiare appunto il mio logo, il progetto, e questa è stata la scelta. Quindi vi spiego un po' l'anteprima di come sarà posto il tutto. Qua ci sarà il forno, qua ci sarà l'impastatrice con quel banco lì d'acciaio dove ci sarà l'affettatrice, quindi tutto quello che riguarda affettati piuttosto che appunto farciture di salumi sulla pizza verrà fatta lì. Qua questo è un banco d'acciaio, quattro sportelli dove ci sarà dentro parte di linea e anche zona di impasti, cappa d'aspirazione,
grandissima roba che servirà tantissimo, condizionatore. Qua ci sarà il lavello appunto con il doccione, quindi per lavare il tutto. Qua ci sono appunto due vetrate che adesso sono, vabbè, hanno sopra la carta, però sono due vetrate che danno sulla strada, dove ci saranno banco 1 d'acciaio refrigerato, banco 2 d'acciaio refrigerato. Qua in mezzo ci sarà la cassa. Qua ci sarà l'altra parte, quindi questa è la parte che andrà all'esterno dall'altro lato, quindi non dalla parte della piazza che è di qua, ma quindi dalla parte parte di lago, comunque nella piazzetta qua vicino. Qua ci sarà un altro banco d'acciaio grosso, dove ci sarà appunto tutta la parte di appoggio, piuttosto che cartoni, piuttosto che appunto abbiamo anche il progetto di aprire questa finestra qua in due e farlo a mo' di chiosco, quindi servire proprio le persone da qua. E poi basta, ragazzi, sostanzialmente il locale è questo, è piccolino, però c'è tutto il necessario secondo me per far sì che appunto ci si possa divertire al massimo. È veramente veramente bello. Questo è un po' il pre di quello che volevo comunicarvi. Un video su YouTube era d'obbligo per voi, appunto, perché so che non avete mie notizie da un po' di tempo e mi scuso per questo, però sono stato veramente tanto impegnato nelle attività, la stagione estiva, i panettoni, la stagione invernale, e però voglio ricominciare a fare video su YouTube, perché è veramente qualcosa che mi piace tantissimo, e anche comunicare con voi pian piano tutta la nostra evoluzione, tutto quello che ho in mente di fare, mi piacerebbe appunto condividerlo con voi. Questa, ragazzi, è la piazza principale di Lovere, si chiama Piazza 13 Martiri. Difatti noi siamo posti come chiosco, quindi il Livin sarà posto in Piazza 13 Martiri numero 34, ok? Quindi questa è la piazza principale. Lì all'interno c'è tutto il centro storico e qua ci sono tutti i bellissimi negozi, sia di vestiti piuttosto che anche altre tipologie di attività. Qua potete prendere comunque anche il battello per andare direttamente appunto a Montisolo, anche a Pisogna dall'altra parte del lago. Qua, bello di Lovere, ci sono anche tantissime attrazioni estive, eventi, piuttosto che tutto quello che riguarda l'arte. Sostanzialmente il posto è questo. E quindi basta, il video finisce qua, volevo solamente aggiornarvi di questa cosa. Vi mando un super abbraccione e al prossimo video, alle prossime ricette, vi terrò aggiornati assolutamente. Un abbraccio dal vostro Ian, ciao!